Se proviamo a chiedere alle prime persone che incontriamo per la strada il nome di un mago famoso, è molto probabile che diranno Houdini. A 150 anni esatti dalla sua nascita, il 24 marzo 1874, Houdini è ancora il più grande illusionista di tutti i tempi. Ma come riusciva nelle sue imprese impossibili? Come poteva realizzare le sue incredibili evasioni? Lo ammanettavano e chiudevano nudo in una cella e lui fuggiva. Lo legavano, lo mettevano dentro una cassa inchiodata e incatenata, che poi gettavano in fondo al mare e lui riusciva a scappare. Com'era possibile? Davvero poteva smaterializzare il suo corpo come sosteneva Sir Arthur Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes? O erano possibili dei trucchi? È quello che scopriremo oggi insieme a Strane Storie. Lasciate che vi racconti la mia storia preferita di Houdini, o Houdini come bisognerebbe dire negli Stati Uniti, ma in Italia diciamo Houdini e allora continuiamo a dire Houdini. Riguarda la sua visita in Russia, dove si esibì con il suo spettacolo e dove riuscì in un'impresa veramente incredibile, cioè fare risuonare le campane del Cremlino senza nemmeno avvicinarsi. Beh, si trattava di una esibizione privata per la famiglia reale, lo zar e tutti i componenti della sua famiglia erano lì. C'era persino Rasputin in fondo alla sala che digrignava i denti di gelosia a vedere questo mago che veniva da fuori, maledetto, che gli rubava tutta l'attenzione. Houdini aveva chiesto al piccolo pubblico di scrivere su dei foglietti di carta un desiderio impossibile, una magia straordinaria che lui avrebbe dovuto realizzare davanti a loro. Una delle richieste era risultata essere la seguente: perché non fai suonare le campane del Cremlino? Potrebbe non sembrare granché a noi, ma le campane del Cremlino all'epoca non erano collegate a nessun tipo di argano, di corda, no, per poterle far suonare. Da oltre un secolo non risuonavano più. Houdini, apparentemente colto di sorpresa, ci pensa, si concentra, poi si avvicina alle finestre del palazzo, proprio che danno di fronte al Cremlino, alza le braccia e inizia a muoverle, rivolto verso l'imponente costruzione. Nevicava quella sera e per un momento il silenzio era tale che sembrava quasi di sentire la neve cadere. Poi, all'inizio in maniera molto debole, poi sempre più forte, ecco risuonare i rintocchi delle campane. Don, don, don. Vi potete immaginare l'effetto sui presenti, in particolare su Rasputin? Beh, fu un miracolo? Un prodigio sovrannaturale? In realtà i trucchi dei maghi non vanno mai spiegati, ma difficilmente qualcuno potrà mai ripetere qualcosa del genere. E dunque vi svelerò come Houdini riuscì in questa impresa. Prima di tutto fece in modo che quella richiesta apparentemente assurda, impossibile, che lui stesso aveva in realtà preparato, venisse scelta quasi per caso. Oh, vediamo un po'. Poi toccò a sua moglie, Bess. Lei non era alla festa perché aveva detto di non sentirsi tanto bene, così era rimasta in albergo. L'albergo era poco distante ed era molto vicino al Cremlino. Dalla sua posizione, però, quell'albergo vedeva anche il palazzo in cui Houdini si esibiva e quando Bess, che era alla finestra, vede suo marito avvicinarsi alla finestra del palazzo e alzare le mani, capisce che è arrivato il momento. Quello era il segnale, era il segnale per agire. Cosa fa Bess? Prende un fucile ad aria compressa, che all'epoca era una cosa assolutamente inedita, mai vista, che Houdini ovviamente aveva preparato e si era procurato prima del suo viaggio, prese la mira e iniziò a sparare i piccoli e silenziosi proiettili di gomma contro le campane. Ton, ton, ton. Beh, straordinario, vero? Una storia veramente incredibile. Peccato che sia falsa. Eh sì, è proprio una storia completamente falsa. È vero che Houdini è andato in tournée in Russia nel 1903, ma non si è mai esibito per lo zar Nicola II e Rasputin
non poteva assolutamente essere lì, visto che si è avvicinato alla famiglia reale anni dopo che Houdini era già tornato in America. Senza contare il dettaglio che nel Cremlino non ci sono queste campane, non si sa davvero da dove saltino fuori. E allora, che cos'è questa storia? Beh, è stata un'invenzione assoluta di quel genio di regista di Orson Welles, un affabulatore straordinario, illusionista lui stesso e grande creatore di storie false che hanno fatto il giro del mondo. Vi ricordate per esempio l'invasione degli alieni nel 1938, quando Orson Welles interpretò alla radio La guerra dei mondi di Herbert George Wells, facendo credere che si trattasse di una radiocronaca di un'autentica invasione? Beh, ha fatto storia quell'impresa. Ma questa legata invece a Houdini, alle campane del Cremlino, è solo una delle tantissime leggende che circondano la straordinaria vita di Harry Houdini, il più grande mago di tutti i tempi. C'è un enigma però che richiede ancora una soluzione. Qual era il suo segreto più grande? Che bello vedere così tanta gente che viene ad ascoltare persone che parlano di scienza a teatro. Abbiamo pensato proprio che poteva essere una sfida, una scommessa da fare per vedere se davvero si poteva, no, andare oltre a quel pochissimo che si vede di scienza in televisione e portarli invece di persona. Direi di fare il nostro grandissimo applauso a Telmo Pievani. Benvenuto. Nell'evoluzione ci sono alcune specie che non si limitano ad adattarsi al mondo come si presenta loro, ma lo cambiano. Mi hai prosciugato i fiumi, mi hai riempita di plastica, mi hai bucato l'atmosfera. Sì, vabbè, quella cosa del buco mi sembra che adesso la stiamo un po' risolvendo, no? Balle, sono tutte robe che ti dici da solo. In più, vai in giro a dire che sono piatta. Vabbè, dai, ma quella... Ci rivediamo la prossima volta il 24 marzo con Elisa Palazzi e dal 22 marzo con il mistero di Darwin. Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il bentrovato a Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13.30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. Questa sera, se siete a Milano, debutta il mio nuovo spettacolo al Teatro Menotti, Il mistero di Darwin, un viaggio straordinario per scoprire chi siamo, da dove veniamo e dove andremo. Se questa sera non riuscite a partecipare, lo spettacolo sarà replicato ogni giorno fino al 27 marzo, ogni sera alle 21, tranne domenica 24, che si terrà alle 16.30 nel pomeriggio, quindi se venite da fuori potete venire a seguire lo spettacolo del pomeriggio, delle 16.30. E se invece poi vi volete fermare, la sera stessa, il 24 marzo, ci sarà anche il secondo appuntamento con La scatola di Archimede, la mia serie di incontri con la scienza a teatro, sempre al Menotti. Questa volta sarà ospite la climatologa Elisa Palazzi. Trovate tutte le informazioni, sia sullo spettacolo dedicato a Darwin che sulla scatola di Archimede, al sito teatromenotti.org. Vi ricordo il nuovo libro di Piero Angela, La meraviglia del tutto, l'ultimo suo libro che ho avuto l'onore e il privilegio di scrivere insieme a lui e che da alcune settimane continua a essere ai primi posti della classifica dei libri più venduti. È un libro straordinario, guardate, il vero testamento di una persona eccezionale che ha voluto condividere con noi le sue riflessioni sul mondo e su noi stessi. Fatevi un regalo e leggetelo, vi assicuro che mi ringrazierete. E poi vi segnalo che presto ricominceranno anche le presentazioni del libro, inizierò a girare un po', beh, lunedì 25 intanto sarò ancora al Teatro Menotti, ormai ho aperto casa lì dentro, a Milano alle 18, dove presento il libro, quindi
se siete sempre milanesi, ci possiamo vedere oltre che per lo spettacolo, oltre che per la scatola di Darwin, anche per la presentazione del libro al Teatro Menotti il 25 marzo alle 18. E poi girerò, insomma, come vi ho detto, andrò a Nola e a Napoli il 5 aprile, poi a Pompei, poi a Baia Domizia, poi a Cuneo, a Foligno, a Bitonto, a Bari, a Perugia, a Bergamo e in tantissimi altri posti. Sul mio avviso ai naviganti, la mia newsletter, trovate tutte le informazioni, le date, dove vado, quando vado, come arrivare, come partecipare. Se non la ricevete già, trovate qui sotto in descrizione il link per iscrivervi, mi raccomando. E sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, beh, trovate anche dietro le quinte e le anticipazioni che riguardano tutti i miei progetti, compresi questi di cui stiamo parlando adesso. E se poi vi piace Strane Storie, il podcast Ai Confini, tutto quello che condivido qui e sugli altri social gratuitamente per tutti, beh, vi invito a venire su Patreon perché ci aiuterete a realizzare questi e altri progetti. E naturalmente avrete accesso anche a centinaia di contenuti esclusivi che trovate proprio sull'isola. Ma ne parleremo dopo. Ora torniamo a occuparci dei segreti del grande Houdini. Houdini era nato a Budapest nel 1874. Il suo vero nome era Erich Weiss ed era emigrato 4 anni dopo negli Stati Uniti con la sua famiglia. Aveva avuto un'infanzia difficile, la sua famiglia faceva la fame, ma la sua ascesa, per quanto lenta, era stata inarrestabile. Nel 1899 i giornali si accorgono di lui, Houdini che si libera da ogni tipo di manette e catenacci portati dal pubblico. Houdini che esce dal giro di pochi minuti dalle prigioni più sicure, Houdini che riesce a fuggire da un paio di manette costruite da un famoso fabbro di Birmingham, un pezzo unico, frutto di 5 anni di lavoro. Non c'è sfida che lui non accetti e che alla fine non vinca. In ogni città che visita annuncia che eseguirà una fuga sensazionale in piena vista del pubblico, in una delle vie più trafficate all'ora di pranzo si fa rinchiudere dentro una camicia di forza del tipo allora in uso ancora presso i manicomi. Quindi i suoi piedi vengono fissati a un argano e Houdini viene sollevato a testa in giù sulla cima di un palazzo, solitamente l'edificio che ospita il principale quotidiano della città in cui si trova. Era un eccezionale pubblicista, Houdini sapeva esattamente come ottenere le prime pagine dei giornali. Quei filmati, ormai insomma, sono diventati dei documenti storici che sopravvivono e che documentano queste esibizioni, ci mostrano le strade che sono invase da migliaia di persone che guardano col naso all'insù, no? Quell'uomo incredibile che si divincola per liberarsi. Alla fine Houdini è libero, allarga le braccia e lascia cadere a terra la camicia di forza. Ogni volta è un trionfo e lui sapeva benissimo come attirare le folle, perché aveva ben chiaro nella sua mente l'idea che se tu annunci che un giorno a una certa ora, no, ci sarà qualcuno che rischierà la vita per stupire il pubblico, per creare un'impresa, beh, l'idea che forse quel qualcuno potrebbe non farcela, potrebbe morire, è come il miele per le mosche, diceva lui, cioè un'attrazione irresistibile. Per quello c'erano veramente migliaia e migliaia di persone ogni volta ed era una pubblicità straordinaria per gli spettacoli a pagamento che ovviamente poi teneva nei teatri la sera, e ogni sera i teatri che lo ospitavano ovviamente registravano il tutto esaurito. E quindi ecco che si inventa sempre nuove rischiosissime sfide da proporre sempre all'aperto, no? Come quando per esempio ammanettato si getta nei fiumi dai ponti più alti che passano sopra i fiumi delle città e poi, tuffato a fondo, il pubblico assiste, no? Temendo di vederlo annegare, poi invece esce dall'acqua libero con le manette aperte. Oppure ancora al porto di New York viene chiuso dentro una cassa di legno, legata, inchiodata, e poi viene gettata in mare. Ecco, anche lì, dopo un'attesa che sembra eterna, Houdini esce libero e trionfante. L'acqua ha sempre esercitato un grande fascino su di lui. Quando si era accorto che le fughe dalle manette, no, per esempio, cominciavano a stufare, erano un po' passate di moda, e poi c'erano altri maghi, altri prestigiatori che lo imitavano e facevano la stessa cosa, beh, allora a quel punto si è inventato la fuga dal bidone del latte. James Rand, il mio mentore, come sapete, ha realizzato e diventato famoso proprio con questo tipo di esibizioni, di escapologia, no? Imitando il genio di Houdini. E anche lui
rifaceva il numero del bidone del latte. Quindi vorrei farvelo vedere proprio questa esibizione che ricalca quella di Houdini. Veniva riempito d'acqua un enorme bidone in acciaio, poi Houdini, in questo caso James Randi, si calava dentro il bidone, veniva chiuso dall'esterno con quattro lucchetti, portati generalmente dagli spettatori. Una situazione davvero claustrofobica, amplificata da un enorme orologio che segna il tempo e dall'invito al pubblico fatto da Houdini prima di immergersi a trattenere il fiato per tutto il tempo in cui restava nel bidone. Tutti erano costretti a riprendere fiato almeno un paio di minuti prima che il volto sorridente di Houdini facesse di nuovo la sua comparsa. E a quel punto ecco che lui era pronto per l'esibizione, ma vediamo come la realizza in maniera straordinaria James Randi. Veramente incredibile. Io ho avuto la fortuna non solo di sapere esattamente da Randi come faceva, di vedere questo bidone incredibile, ho provato a infilarmici dentro, non assolutamente una situazione in cui ci si vuole trovare se si soffre un po' di claustrofobia, ve lo assicuro, ma non posso ovviamente rivelare il trucco. Certo l'apice, se torniamo a parlare di Houdini, lo raggiunge nel 1912 con l'invenzione della più spettacolare fuga di tutti i tempi, il numero della pagoda della tortura cinese, un grande contenitore in vetro pieno d'acqua in cui Houdini è inserito a testa in giù con i piedi incastrati nel coperchio, a sua volta chiuso dal di fuori con vari lucchetti. Una tenda copre il marchingegno, ma tempo qualche minuto e Houdini è già fuori, la pagoda alle sue spalle ancora chiusa esattamente come gli spettatori l'avevano lasciata. Houdini, insomma, diventa ben presto una superstar internazionale, è l'artista più pagato in America e nel corso degli anni estende i suoi interessi oltre la magia. Nel 1918 debutta al cinema con un serial in 15 episodi, The Master Mystery, no? Cioè ogni volta, ogni settimana, ogni mese o quando era, al cinema usciva un nuovo episodio e ogni volta finiva con un cliffhanger, che era una delle cose che poi è diventata quasi la regola, no? Di questo tipo di film, cioè l'eroe, in questo caso Houdini, si trovava in una situazione di pericolo estremo, probabilmente non ce l'avrebbe fatta, era sul punto di morire, magari appeso veramente a una roccia con due dita, da qui il termine cliffhanger, appeso a una roccia. Houdini è stato tra i primissimi a impiegare questo tipo di tecniche e la parola cliffhanger si pensa arrivi proprio da lì. Oppure legato sui binari di un treno mentre il treno sta arrivando, ce la farà a liberarsi in tempo e così via, insomma, capite il genere. Poi la settimana dopo, il mese dopo, quando c'era il nuovo episodio, si ripartiva da lì con questa fuga impossibile, la tensione al culmine e Houdini ovviamente si salvava all'ultimo minuto e ricominciava un'altra storia, un'altra avventura, per poi ritrovarsi alla fine nuovamente in un'altra situazione di pericolo estremo e cosa succederà e così via, e così via, e così via, insomma, episodio dopo episodio. Poi lui stesso, a parte questo serial, no, è molto riuscito e di grande successo, dirige e produce e interpreta, vuol fare tutto lui, assolutamente, altri film di successo e altri che cominciano ad averlo un po' meno successo, perché appunto volendo fare tutto lui alla fine non era in grado di fare tutto al livello con cui riusciva a eseguire le sue evasioni, no? Quindi prima di stufarsi e prima di avere dei flop clamorosi decide di lasciare il cinema nel 1923. Però nel frattempo ovviamente si è interessato anche ad altro ed è riuscito a battere un altro record. Diventa il primo uomo a volare con un aeroplano in Australia. Perché in Australia? Beh, perché negli Stati Uniti c'erano già stati i fratelli Wright e c'erano stati tantissimi emuli dei fratelli Wright in varie parti del mondo, in Europa, ma in Australia fino a quel momento non c'era ancora stato nessuno e così
va là per una tournée e si fa portare un aeroplano francese che si era fatto costruire, un Voisin, impara in qualche modo a pilotarlo e si stacca da terra una manciata di secondi sufficienti a farlo entrare nel record nel registro dei primati, insomma, come il primo uomo a volare sull'Australia. E poi la finestra finale, no, della sua vita, quella in cui lui si dedica e dedica tutte le sue forze a indagare nel mondo dell'occulto e soprattutto a smascherare i ciarlatani, i medium, gli spiritisti che, sfruttando i trucchi degli stessi illusionisti e dei prestigiatori, in realtà ingannano il pubblico. Ma riesce per davvero a contattare qualche spirito? Come era nato in lui questo interesse per lo spiritismo? Beh, l'aveva sempre avuto, diciamo così, la curiosità, e lui stesso si era trovato, no, quando faceva la fame da giovane, a fingersi medium, quindi conosceva molto bene quel mondo e anche i trucchi. Ma viene risvegliato questo interesse grazie all'amicizia con una persona straordinaria, lo scrittore Arthur Conan Doyle, che era un fervente spiritista. Lui era veramente convinto che lo spiritismo fosse una nuova religione scientifica, cioè che potesse dimostrare la realtà di ciò che affermava. Ma ogni medium che Doyle consigliava a Houdini, gli diceva: caro Harry, vai assolutamente a vedere questo medium, perché, o questa medium, perché è eccezionale, finalmente ti convincerà, vedrai le prove del contatto con l'aldilà, materializzerà i tuoi cari, quello che vuoi tu. Houdini andava, e però, a differenza di Conan Doyle, aveva questa capacità, cioè quella di vedere e riconoscere i trucchi, e quindi scopriva ogni volta che si trattava di ciarlatani. Diversi scienziati, tanti scienziati, a volte anche dei premi Nobel, si sono lasciati ingannare dai trucchi più o meno furbi di medium o di sensitivi. Invece uno come Houdini, come Randi poi dopo di lui, riconoscono i sotterfugi dietro gli apparenti miracoli e li riescono a smascherare. Capisco che uno si possa domandare: ma figuriamoci, scienziati intelligenti, preparati nel loro campo, sono così facili da ingannare? Beh, la storia ce lo dimostra, sono tantissimi gli esempi. Qual è il fatto? Il fatto è che lo scienziato non è preparato, non studia come funziona l'inganno, la psicologia dell'inganno, come funzionano i trucchi, non sa riconoscerli, non è il suo mestiere, quindi è indifeso davanti a un bravo prestigiatore. Il problema poi è che nei laboratori scientifici è raro che qualcuno bari, no? Protoni e neutroni, come si dice, non lo farebbero mai. Gli esseri umani sì. È per questo che Houdini viene chiamato a far parte negli anni 20 di una commissione di scienziati che viene istituita dalla rivista Scientific American per accertare l'esistenza delle facoltà paranormali. Sono diversi medium e sensitivi che si fanno avanti per dimostrare le loro doti e vincere così il premio da $10,000 messo in palio dalla rivista. Il caso più famoso è quello della medium Marjorie Mina Crandon, la moglie di un famoso medico di Boston. Nella mia recente visita e soggiorno a Boston sono stato più volte a vedere la casa di Marjorie, che è ancora lì al suo posto a Beacon Hill, in Lime Street, se vi capita di passare da quelle parti. E c'è ancora la casetta e si riconosce perché Houdini e Marjorie si sono fatti fotografare davanti alla porta, in realtà era la porta del vicino, insomma, ma si capisce molto bene qual è la casa di Marjorie. Ed è un caso pazzesco, straordinario, che ho raccontato nei miei libri, perché ho dedicato ovviamente diversi libri a Houdini, non uno solo. Il primo è stato appunto Il grande Houdini, poi c'è stato Houdini, Il mago dell'impossibile, ma c'è stata anche una monografia dedicata solo a questa indagine, no, sul caso di Marjorie, tra Houdini e Marjorie, e così via, insomma. Mi appassiona tantissimo questa storia e ogni volta che ho l'occasione di approfondirla lo faccio, come quando David Copperfield mi ha aperto le porte del suo museo straordinario, dove sono raccolti il maggior numero di reperti appartenuti proprio alla vita di Houdini. Comunque, torniamo a noi e al fatto che Houdini partecipa a tutte le sedute spiritiche a cui Conan Doyle lo manda e a molte altre, e ogni volta lui riesce a vedere più in là di fisici, chimici e scienziati che sono presenti.
grazie alla sua mente allenata all'inganno, riesce a intuire subito la trappola psicologica che ogni medium mette in atto, oppure individua un movimento sospetto che per gli altri non ha nessun significato e così smaschera ogni volta il trucco. Insomma, quel premio del Scientific American non lo vince nessuno, nemmeno Marjorie, così come nessuno ha mai vinto il premio da $1 milione offerto da James Randi per tantissimi anni a chiunque riuscisse a dimostrare qualunque facoltà paranormale in condizioni controllate. Ebbene, quel premio, lo sapete, per tanti anni lo abbiamo offerto anche in Italia attraverso il CICAP e io, Garlaschelli, Morcuti, insomma tutto il gruppo delle sperimentazioni del CICAP abbiamo condotto decine e decine e decine di test su persone che affermavano di avere facoltà paranormali ma che alla fine si dimostravano solamente illusorie. Raramente ci si trattava di ingannatori, di ciarlatani, di imbroglioni. Si trattava di persone che in buona fede pensavano di avere queste facoltà paranormali, ma si ingannavano da sole perché non sapevano come metterle alla prova e di fronte a un semplice esperimento si capiva che erano fenomeni del tutto naturali, fraintesi il più delle volte. Le critiche di Houdini al mondo dell'occulto e dello spiritismo, però, come facile immaginare, lo portano presto in conflitto con Arthur Conan Doyle, che invece difendeva a spada tratta quelle credenze, quindi la loro amicizia va in frantumi. Houdini però si ritrova ancora sulle prime pagine dei giornali ogni volta che un medium viene smascherato. Ormai però la sua vita volge al termine e effettivamente morirà giovanissimo, 52 anni. Tantissimi, insomma, ricordano la storia secondo cui Houdini sarebbe morto facendo il numero della pagoda della tortura. È un'idea che nasce con il film del 1953 dedicato proprio a Houdini con Tony Curtis e Janet Leigh, trasmesso tantissime volte anche in televisione e lo sapete, l'ho raccontato in tanti miei libri, ma in particolare in quelli su Houdini. È stato proprio quando ho visto quel film, avrò avuto 4-5 anni, a casa dei miei nonni, che sono rimasto così incantato da quella figura, da quelle imprese, che mi sono detto, ma io devo diventare così, io devo diventare anch'io come Houdini, no? Quindi la magia, la passione per la magia, la passione per le indagini nell'occulto, tutte quelle cose lì probabilmente nascono dalla visione di quel film, per cui per me è stato sicuramente un film importante, che però contiene un sacco di fantasia, di fiction, compresa la morte, il modo in cui Houdini muore, cioè si racconta che nel film, che eseguendo quell'esperimento considerato il suo più difficile, il numero della pagoda della tortura cinese, Houdini muore perché l'esperimento non riesce a liberarsi e così affoga nella pagoda. È appunto una leggenda assoluta, perché in realtà Houdini ha presentato questo numero per 15 anni, spesso due volte al giorno, no? Per spettacolo di pomeriggio e quello della sera. Più esperto di così a far quel numero non era possibile e ogni volta veniva rinchiuso nella pagoda e ne usciva dopo pochi minuti, lasciando così a bocca aperta tutto il pubblico. La sua vera fine è un po' diversa. Una sera di ottobre del 1926, nel camerino di un teatro a Montreal, uno studente di box vuole sfidarlo a una prova di resistenza e inizia così a prenderlo a pugni nell'addome, prima che Houdini possa prepararsi. Il giorno dopo Houdini si sveglia con dei dolori fortissimi al ventre, no? Però ligio alla regola secondo cui the show must go on, lo spettacolo deve continuare, non si ferma e va in scena nonostante i dolori, nonostante soffra tantissimo, fa tutto lo spettacolo e poi ancora va a Detroit e qui a questo punto sta male, sviene in scena, ha la febbre a 40, niente, deve portare a termine lo show. Quando alla fine cala il sipario, si lascia finalmente convincere dalla moglie, dai suoi assistenti, a farsi ricoverare, a andare in ospedale. Beh, la diagnosi ormai è peritonite. Probabilmente il colpo allo stomaco, chi lo sa, aveva contribuito al perforamento di un'appendice che già era infiammata. Viene operato di urgenza, ma non c'è più niente da fare, solo che ha la sua tempra talmente forte che i medici si aspettano che muoia da un momento all'altro, invece passa un giorno, passa due giorni, passano tre giorni, quattro giorni, i medici sono sbalorditi, dicono non è possibile, quest'uomo si sta riprendendo, chiunque morirebbe nelle sue condizioni. E alla fine nemmeno Houdini ce la fa a resistere più a lungo, ma sembra quasi che abbia voluto aspettare un giorno specifico per andarsene, e cioè il 31 di ottobre,
la notte di Halloween, la notte più magica e misteriosa dell'anno secondo le tradizioni anglosassoni. E quella notte, il 31 ottobre del 1926, Houdini muore e da allora ogni anno per 10 anni la moglie terrà una seduta spiritica cercando di mettersi in contatto con lui, e qualcuno penserà che una volta ci sia anche riuscito, in realtà poi si tratterà e verrà smascherata della truffa di un medium che aveva cercato di approfittare del dolore della moglie di Houdini. Ma dopo 10 anni anche lei si ferma e dice: bene, non sei tornato, vuol dire che forse non puoi tornare. Ma non vuol dire che tutti gli altri non abbiano continuato a provarci, tant'è vero che ancora oggi, 150 anni dalla nascita, si tengono ancora sedute spiritiche dedicate proprio a Houdini. È, come potete immaginare, più che altro una trovata pubblicitaria che a lui sarebbe piaciuta tantissimo. Ogni 31 ottobre si tengono queste sedute spiritiche proprio perché la notte di Halloween, finte ovviamente, o come volete voi, spesso organizzate da prestigiatori che creano i fenomeni più misteriosi in giro per il mondo, avviene veramente dappertutto ed è un altro modo per ricordarli. E quindi, quando nel 1926 Houdini muore, in realtà è l'inizio della sua leggenda, perché, come ha detto un suo amico che ha partecipato al funerale, no, in quei giorni, ha detto: Houdini poteva davvero scappare da qualunque cosa, ma non riuscirà mai a fuggire dalla nostra memoria e dalla memoria dell'umanità. Ma come, no, ci si chiede ancora oggi, come poteva fuggire da ogni cosa? Houdini era un illusionista, certamente il più grande prestigiatore mai vissuto, ma niente più di un artista, che si serviva di trucchi per stupire il suo pubblico. Trucchi spettacolari, ovviamente, ingegnosi, che richiedono un'enorme abilità, una concentrazione in alcuni casi, ma pur sempre trucchi. Houdini non ha mai preteso di possedere doti soprannaturali e, come dicevamo, anzi, no, si è sempre battuto fortemente per smascherare i ciarlatani che sfruttavano i trucchi dei prestigiatori per prendere in giro il prossimo, proprio come fa il Cica, per esempio, in Italia. Com'è possibile allora spiegare le sue fughe? Quali trucchi sono possibili per riuscire a scappare da una vasca colma d'acqua, sigillata dall'esterno con catene e lucchetti, dentro cui Houdini veniva chiuso nudo a testa in giù? Ecco, certi trucchi Houdini se li è portati nella tomba. Parte del merito certamente va alla sua destrezza, alla sua forza fisica, così come alla potenza dei suoi polmoni, all'agilità con cui muoveva le dita dei piedi praticamente prensili. In parte, naturalmente, per aprire le serrature doveva servirsi anche di grimaldelli, di duplicati di chiavi, di altri ferri tipici dello scassinatore più che del mago. Il problema semmai è capire dove poteva nasconderli, visto che si esibiva quasi sempre nudo, con una commissione di controllo che lo perquisiva e vigilava a pochi passi da lui. Siamo allora destinati a rimanere per sempre all'oscuro? I segreti di Houdini sono persi per sempre? Come dicevo, molte cose si conoscono, ma non tutto lo si conosce. Sono ancora tante le imprese su cui ormai possiamo solamente fare delle congetture. Per esempio, se torniamo alla Russia, no? C'è una storia molto più straordinaria di quella che vi ho raccontato prima, quella di Orson Welles. Nel 1903, come dicevamo, Houdini viene invitato a tenere una serie di spettacoli a Mosca. Vista la sua fama del re delle evasioni, la polizia russa decide di sfidarlo e così viene portato alla Butyrskaya, la più vecchia e resistente delle prigioni russe. Non gli danno la possibilità di farsi accompagnare da nessuno, né da amici, né da assistenti, né dalla moglie. Viene spogliato completamente, viene perquisito, quindi ammanettato e tutto nudo portato nel cortile gelido della prigione. Qui c'era una camionetta per il trasporto dei prigionieri che sembrava una grossa cassaforte su ruote. Infatti era costruita con pareti completamente d'acciaio. Aveva un'unica porta sul retro con una finestrella molto piccola chiusa da sbarre di ferro. La serratura si trovava solo all'esterno della porta. A Houdini viene detto che la porta veniva chiusa con una chiave, ma poteva essere aperta solamente da un'altra chiave che si trovava, pensate un po', in Siberia. A tutt'oggi non si sa come Houdini abbia fatto a uscire da quella prigione. C'è chi dice che la moglie, con un bacio appassionato, gli avrebbe passato un piccolo apriscatole con cui avrebbe potuto tagliare il pavimento di zinco della camionetta e scivolare fuori, ma ovviamente sono solo fantasie. Qual è
allora il vero segreto di tanto successo, no? Al di là di questa specifica esibizione? Beh, se vogliamo, è proprio questo, cioè il mistero. Il fatto, cioè, che non sappiamo tutto quello che c'è da sapere su di lui. L'incertezza che circonda alcune delle sue imprese più straordinarie è ciò che alimenta la nostra curiosità, la nostra passione. Come i grandi crimini irrisolti, anche le sue evasioni offendono il nostro desiderio di vivere senza ambiguità, pretendono una soluzione e il fatto che restino insolute non fa che perpetuare il loro mistero. Per lo storico americano Kenneth Silverman, autore della più rigorosa biografia dedicata a Houdini, parte del perenne fascino di questo straordinario personaggio risiede nel fatto che era un uomo del XX secolo. Sia che pendesse a testa in giù da un grattacielo o che telefonasse da una cassa immersa nell'acqua, la sua carriera è stata veramente un'icona della modernità, inseparabile dai grattacieli, dagli strilli in prima pagina, dagli aeroplani, dalla radio, dalle automobili, dai sottomarini. Probabilmente però è stata Bess, la moglie di Houdini, a cogliere nel segno quando ha detto semplicemente che il segreto di Houdini è Houdini stesso, come dire che chiunque, se volesse, potrebbe ripetere le sue illusioni o le sue evasioni più conosciute, e tanti prestigiatori e illusionisti lo hanno effettivamente fatto e lo fanno ancora. Ma evidentemente non basta, perché nessuno all'infuori di Houdini è più riuscito a guadagnarsi un posto perpetuo nell'immaginario collettivo. C'è stato un solo Houdini e non ce ne potranno essere altri. Il fatto che oggi, a 150 anni di distanza dalla sua nascita, si parli ancora di lui, dimostra solo che alla fine gli è riuscita l'impresa più straordinaria di tutte, cioè diventare immortale. Houdini rivive, infatti, ogni volta che qualcuno lo nomina o gli dedica un film o una fiction o un libro. Rivive ogni volta che qualcuno lo prende come termine di paragone per qualche impresa straordinaria. Rivive nei tantissimi maghi che lo citano, lo imitano e lo coinvolgono nelle loro illusioni, come quelle per le sedute spiritiche del 31 ottobre. Ma soprattutto, Houdini vive e vivrà sempre ogni volta che gli occhi di un bambino si spalancheranno di meraviglia al racconto delle sue imprese straordinarie. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo La meraviglia del tutto, l'ultimo libro di Piero Angela che ho avuto il privilegio e l'onore di scrivere insieme a lui, un viaggio straordinario che non vi potete perdere, vi assicuro, leggetelo, mi ringrazierete. E io invece ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido gratuitamente qui e sugli altri miei social. Come? Beh, sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Unitevi a noi, contribuirete in maniera concreta alla realizzazione dei nostri progetti. Potrete partecipare alle scelte strategiche, vi confronterete con me e allo stesso tempo avrete accesso a centinaia di contenuti esclusivi e anticipazioni. Nella sigla finale di questo episodio leggete i nomi di alcuni dei sostenitori che ci permettono di realizzare strane storie. E chi lo sa, magari presto potrebbe esserci anche il vostro. Noi per ora ci fermiamo qui, ma ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13:30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. A presto. Non è mica difficile diventare molto anziani. No? Ma no, è sufficiente vivere abbastanza a lungo. Ovvio.